Serie TV di notizie. I nuovi episodi della serie spagnola saranno disponibili nello streaming su Netflix dal 20 ottobre. La settima stagione del dramma adolescente spagnolo Elite sarà disponibile su Netflix dal 20 ottobre. Dal momento ancora 2 mesi attesa possono essere troppi per i fan più appassionati. Il servizio di streaming ha pensato che migliorasse la giornata pubblicando un gran numero di foto ufficiali del nuovo ciclo episodi, alcuni dei quali si concentrano sui molti personaggi trasformeranno la loro storia. Elite, la trama della stagione 7. La promessa di Netflix è che la settima stagione d'Elite sarà ancora più tumultuosa. L'ultima volta che abbiamo emesso un sospiro di sollievo alla scoperta che Ivan è sopravvissuto alle ferite subite dopo un'auto guidata da Raul e non Mencia, come ha fatto credere quest'ultimo lo ha colpito fuori dall'Isadora Club. Tuttavia, mentre Mencia e il resto della sua famiglia, incluso Patrick, con i quali Ivan sperava di sollevare, sono rimasti, il sollievo è stato immediatamente rotto dall'ennesimo evento tragico. Durante un momento romantico tra Isadora e Didac, qualcuno, un'auto in movimento con le finestre oscurate, ha iniziato a sulla folla di ragazzi Las Encinas. Lasciarci senza notizie su chi è stato colpito e quali sono state le inconseguenze. Quanto ricomincia la storia? Troviamo Omar mentre vive una nuova vita all'università. Tutt'altro che Las Encinas. Sebbene non possa andare avanti, il senso colpa per la morte di Samuele e la sofferenza a quel periodo sono ancora molto presenti, al punto che lo porta a subire una terapia. Grazie a uno stage, Omar decide di tornare alla scuola in cui tutto è successo per affrontare i suoi demoni apertamente. Attraverso suo viaggio scopriamo che anche gli altri studenti sono silenzio combattendo loro battaglia. In una settima stagione che affronta il tema della salute mentale e modo cui la maggior parte di noi ignora per paura o ignoranza. Elite 7. I nuovi personaggi. Per quanto riguarda nuovi, aggiunge al cast annunciato in precedenza senza fare i dettagli dei rispettivi personaggi finora conosciuti. Mirela Balic interpreta il ruolo di Chloe, nuova studentessa di Las Encinas che ama lo scandalo tanto quanto video espliciti. Ma dietro facciata provocatoria c'è una ragazza insicuosa che ha relazione piuttosto tossica con sua madre. Maribel Verdú interpreta Carmen, la madre di Chloe. Una donna molto seducente ama la bella vita. A volte non capisce cosa dovrebbe essere il suo posto e gareggia con sua figlia che indossa entrambi abiti provocatori e fa nuove amicizie in Las Encinas. Gleb Abosimov è Eric, il cugino ribelle di Nico. Un ragazzo con uno spirito libero, antisistema e naturalmente anarchico. Eric nasconde paure, insicurezze e una costante tendenza all'autodistruzione. Leonardo Sbaraglia ha ottenuto ruolo Martin, il padre Isadora, che ritorna dopo un periodo di stanza per riprendere controllo dell'azienda famiglia. Si scopre, tuttavia, che dietro il suo ritorno,